L'Italia che innova sempre più giovane. Abbiamo già visto il video che tra l'altro insomma, poi ci racconterete perché è così importante anche per le nuove idee, le giovani idee, soprattutto quando vanno insomma, in siti di crowdfunding come voi, avere un piano marketing che sia insomma con la P maiuscola. Quindi il video l'abbiamo già visto, è firmato da Federico Brugia, quindi devo dire partite molto bene. E ecco, come sta andando e perché è stato importante partire anche da lì? Innanzitutto sta andando molto bene, grazie a tante cose che sono successe in questo periodo, e tra cui appunto anche Nazionale Italiana di Calcio che ha deciso di adottare il nostro prodotto. E il contatto con Federico è stato sicuramente importante per il fatto che siamo una startup fatta da 3 ingegneri e è stato aerospaziali. 3 ingegneri aerospaziali, esatto. E quindi questo ci ha aiutato veramente molto a bilanciare diciamo, le nostre competenze tecniche con anche un apporto comunicativo forte e che ci ha dato diciamo, lo sprint anche da quel punto di vista lì. È bello insomma lavorare con dei ragazzi perché ricordiamolo, tu hai 27 anni e gli altri super giù, mi sembra che il più vecchio ne abbia 30 di voi tre. È stato bello lavorare con dei ragazzi giovani, soprattutto un'idea che parte, ma parte anche dall'alto, perché appunto la squadra di calcio, adesso ci sono i mondiali, adotterà questo sistema d'allenamento. Certo, no, io sono stato affascinato proprio da loro tre, cioè sono arrivati, io pensavo appunto ingegneri aerospaziali, no, sono arrivati 3 pischelli, con tutto il rispetto per lì, che sembrava la presentazione di Facebook, no? E poi l'oggetto di per se stesso, che io sono la persona più antisportiva del mondo, cioè nel senso che non faccio niente, non sono tifoso e quindi, come dico sempre io, le cose più belle le fai verso ciò che non conosci bene perché hai un occhio più vergine, eccetera. Quindi io che ho fatto pochissimi film legati allo sport, a questo genere di cose, chiaramente sono stato affascinato da loro e dall'idea di fare qualcosa di un po' epico e diverso da ciò che faccio io solitamente. E poi insomma, è stato per me un onore poi alla fine collaborare a una cosa di questo tipo. Tra l'altro insomma, il video sta girando, lo condividono in Facebook, per cui insomma riscuote il successo sperato. Entriamo però nel dettaglio della vostra startup, tra l'altro nata grazie ai fondi di un privato, oggi ovviamente volete fare il salto di qualità, quindi lanciarla al mercato consumer, siete su Indiegogo, quindi crowdfunding, e che altro ancora? Fate parte del lab del Politecnico. Certo, sì, è un percorso diciamo molto anche veloce se vogliamo, e fatto grazie a diciamo, concentrazione istante per istante e passo per passo mettere insieme le persone giuste, le cose giuste al momento giusto. Quindi sicuramente. Ma chi è venuta l'idea? So che tra voi c'è un nazionale di football americano. Sì, Tommaso Finadri che gioca nella nazionale italiana di football americano. Quello bello dei tre. Che è il bello, io sono quello un po' più bruttino, però mi. Tu l'hai definito nerd lui. Allora, perché quando li ho visti, no? Sembravano una boy band, no? Cioè quello un po' più ragionato, come diciamo a Milano, quello più, no? Il manager direi, no? Poi c'è lui che è un po' il nerd, immagino. E poi arriva Tommaso. Che parla pochissimo, sta con il cappello, la barba, è bello come da impazzire, no? Adesso bisognerà incontrare anche Tommaso. Aerospaziale, sì. Giusto? Dovete vedere Tommaso. Tornando quindi Tommaso aveva l'esigenza di un allenamento su misura. Esatto, lui ha messo insieme le sue competenze dal punto di vista ingegneristico, degli studi che ha fatto con questi piccoli sensori che si chiamano MEMS, questi accelerometri di dimensioni piccolissime, e le sue esigenze di allenamento, poiché si è sempre allenato seguendo diciamo metodi innovativi o quello che adesso è la consuetudine in America, che però in Italia ancora non si era affermata, quindi c'è moltissima attenzione alla biomeccanica che fondamentalmente non è altro che l'ingegneria applicata al corpo umano. Anche perché ecco, sul lato dell'outdoor pensiamo al running, c'è di tutto e di più, però indoor gran poco, quindi insomma presidiate anche un segmento di mercato che non era ancora stato servito. Esatto. Questo perché tecnologicamente fino a circa 8-9 mesi fa non c'erano gli strumenti per realizzare una cosa del genere. Quindi non appena questo tipo di sensori rendeva possibile fare questo tipo di misurazioni, abbiamo cominciato a lavorarci.
Veniamo insomma al business, quindi modello di business. Oggi volete lanciarlo sul mercato consumer, in Indiegogo avete messo un obiettivo di 250 pezzi, già 30 venduti, il prezzo mi sembra si aggiri sui 250 euro. Quindi... Dollari. Ecco, e che altro? Insomma, state cercando anche un fondo che finanzi alla grande, questo mi sembra insomma qualche milione di euro avete bisogno. Sì, stiamo lavorando anche su questo, diciamo che bisogna sempre partire dai fatti, quindi quello che stiamo facendo adesso è cercare di fare una serie di test di mercato, di consolidare l'utilizzo presso gli sportivi professionisti e vedere se ha senso dividere il business in due segmenti, uno professionista gestito da noi e invece uno per il consumatore, dove ovviamente abbiamo bisogno di più risorse. Al momento stiamo collaborando non solo con la Nazionale Italiana di Calcio, ma con i preparatori atletici della Nazionale Italiana di Basket e di Pallavolo. E lunedì siamo a Roma, dove la campionessa italiana russa di salto in alto, Olga Klicina, farà un test col nostro sensore. Quindi... Volate alti. Sì, abbiamo avuto un contatto con un preparatore atletico americano di livello molto molto alto, e via mail è partito, gli ho mandato un video del sensore e mi ha richiamato subito, ha detto sono a Roma lunedì, dico va bene. Sì, tra l'altro la prerogativa insomma di questo nuovo modo di lanciare le start-up attraverso siti, vedi Indiegogo, che tra l'altro può essere utilizzato anche da società italiane, al contrario di Kickstarting che invece è solo americano o inglesi, implica un piano marketing, perché insomma devi farti conoscere, quindi qui entra in gioco la comunicazione, è una collaborazione solo appena abbozzata ma che proseguirà. Ma lo spero proprio, nel senso che mi auguro chiaramente tutto il bene, e anche perché almeno spero di ritornare con altre cose, eccetera. Al momento la cosa che secondo me era importante è dare a loro un'identità forte, quindi qualche cosa che al di là di tutte le cose di marketing, eccetera, eccetera, desse, cosa che in realtà poi è una chiave abbastanza importante del marketing, desse a loro una personalità. Quindi loro avevano già realizzato un video, come dire, istituzionale, didascalico su tutto quello che riguarda le specifiche del prodotto, come funziona, eccetera. Hanno detto, scusatemi, ma non facciamo una cosa solo più bella, ma che in realtà mi continua a spiegare, anche perché questo oggetto qua difficilmente si spiega, forse perché io sono un po' tonto su questo genere di cose, però insomma io ancora adesso non ho capito un cacchio di quello che dico. Però la cosa che mi sembra interessante e importante è che questo oggetto può in qualche modo mettere insieme il mercato consumer e il mercato professionale. Direi che questo è un plus importantissimo, cioè a seconda di come viene utilizzato, eccetera, eccetera, fa sì che le tue prestazioni, ma anche il controllo delle tue prestazioni, possa essere pari a quello, per esempio, della nazionale di calcio che lo sta usando. E quindi insomma alla fine abbiamo fatto qualche cosa che quindi non spiegasse tanto questo oggetto qua, che la gente avrà modo di capire come funziona attraverso demo, cose, eccetera, ma che parlasse dello sfidare se stessi, insomma di quello che poi è la base dello sport, quindi l'epicità della sfida e però del controllo, no? C'è una vecchia campagna Pirelli che tutti ricordiamo, che è quella della potenza non è nulla senza il controllo, che un po' noi ci siamo non rifatti a questa, ci è venuto in mente che... Beh, si parla sempre di sport, appunto di sfide, di epicità, di cose, eccetera, eccetera, ma tutto questo poi deve essere riportato a qualche cosa che ti dice poi come fare le cose. No? Io sono stato un anno senza poter fare nulla perché facevo esercizi sulle spalle nel mio piccolo e li facevo male, quindi adesso sono con vista. È facile, ecco, è facile da usare, da leggere soprattutto, cioè questi dati al di là dell'atleta professionista che ha poi un trainer dedicato, il normale sportivo riesce? Il normale sportivo riesce perché abbiamo diviso l'offerta su diversi livelli, quindi il dato viene fornito a seconda dell'esigenza. Il preparatore atletico avrà tutti i dati che si possono avere sui movimenti, dall'esplosività alla forza, alla potenza. Mentre invece per un consumatore sarà un po' più interessante il discorso proprio del tracking, cioè pochi parametri, semplici, la forza soprattutto, che si può poi visualizzare, cioè salvare gli allenamenti quando si va in palestra, quindi senza modificare le proprie abitudini di allenamento, cioè un sensore che viene applicato, io mi alleno come quando mi alleno normalmente.
con un tasto salvo questi dati, dopodiché su un portale web riesco a vedere il mio progresso negli ultimi 6 mesi, un anno, eccetera. Quindi riesco anche ad avere dei feedback, oltre a, diciamo, seguire questa, tra virgolette, tendenza del quantified self, che ultimamente è molto interessante. Stiamo accorgendo che con questi piccoli accessori riusciamo a misurare veramente tutto quello che facciamo, e siamo anche curiosi un pochino di vedere, ma il mio corpo cosa fa, ma come reagisco, dormo bene, mangio bene, e adesso posso vedere anche se mi alleno bene. Senti, che tempi vi siete dati, insomma, quando tirerete le somme, tra quanti mesi? Ma onestamente le somme le tiriamo ogni sera, e il giorno dopo si ricomincia a fare cose completamente diverse dal giorno prima, quindi non ci sono dei tempi, si vive giorno per giorno e si cerca di dare sempre il massimo, insomma. Ma a livello poi di tecnologia, giuro, è l'ultima domanda che ti faccio, cioè che cosa c'è qui dentro in questa scatolina che permette di misurare tutto ciò? Si tratta di un'unità di misurazione inerziale, e praticamente è lo stesso sistema che viene utilizzato per il controllo d'assetto dei missili guidati, e che noi abbiamo ovviamente ringegnerizzato al di fuori di protocolli militari e certificazioni militari per portare nel mondo del fitness, dove si possono avere adesso misurazioni altamente precise, quindi 50 acquisizioni al secondo di ogni movimento che viene effettuato sul proprio smartphone.